Benvenuti in questo nuovo video, non dico neanche più il numero perché ho recuperato ormai il mio profilo da ormai 2 mesi, quasi, l'ho recuperato il 29 febbraio, un mese e mezzo, dai, e niente, non ho montato e pubblicato neanche video vecchi, alcuni per motivi, perché volevo metterli in Mamma Candle Party, poi ho detto, sono in una stanza, teoricamente dovrebbe essere già visto che prima di questo dovrebbero uscire i video d'assaggio, ma non li ho ancora montati. E non so in che ordine lo farò, non so ancora quando lo pubblicherò perché tra università e tutto, il lavoro non ce la faccio più. La tradizione di mia madre in casino nei video perseguita e in tutti i video, ve lo assicuro. In qualsiasi ordine usciranno, noterete. Niente. Manco a urlare, niente, ho dovuto suonare il video perché manco a urlare, sto facendo un video, funziona in sta casa. Comunque, spoiler di sicuro di sto video perché negli altri non ne so più neanche io, mio fratello. Trasferito, non vive più qui, grazie a Dio, si sta benissimo. Ho appena disfatto il letto, per quello non c'è niente, i cuscini sono qui sopra. Allora, oggi come ti ho cosplay per il Torino Comics, che letteralmente oggi è venerdì e io l'ho deciso io giovedì sera e devo andare sta domenica. Questo perché inizialmente ho deciso di non andarci perché anche come cosplay viene 15 euro o 12 per vendita, ma i soldi che ho sul conto mi sono per l'assicurazione e affittare una casa ad Aoe per la Corea, e quindi niente, non posso usare quei soldi di sopra in questo momento, quindi uso i contanti solamente che appunto dovrò andare a fare la coda lì. Problema in più, domenica mattina io ho un'altra manifestazione qua diciamo, al mio paesino, in realtà io non abito lì vic qui vicino, a San Bernardino, a Trana, è una frazione di Trana. Perché c'è la festa agricola che qua ogni anno per 4 anni e cambia sempre stazione o paese, perché sono qua della Canada Ligliana, ma non ne sono sicura. Comunque gira sempre in questa zona. Quest'anno è toccato San Bernardino e hanno chiamato noi maschi di Auke di Reano, anche se non sono di Reano, per andare lì in abiti storici. E quindi niente, andremo lì per le 9:30, saremo mezz'ora, un'ora. Poi io devo correre a casa, cambiarmi, mettere l'abito che non vi spoglio, lo scoprirete nel video prossimo. Nel prossimo video, ma potete trovare indovinare perché vi farò vedere l'abito e acconciò la parrucca e devo costumizzare le scarpe. Tutto questo, giusto, l'abito lo devo anche stringere perché era di mia madre e mi sta largo sulla vita e sul seno. Io non l'ho preso da mia madre. E niente, quindi vi farò degli spoiler, vedremo se indovinerete. Posso dirvi che non è un personaggio famosissimo, ma neanche sconosciuto. Una via di mezzo, fra l'altro l'ho deciso ieri per colpa di una mia amica, perché appunto io ho deciso di non andarci per non spendere quei soldi, ma alla fine la mia amica ha detto, ma io ci vado, vieni anche tu, va bene, alla fine è andata via anche mia mamma, chissà, magari me lo paga lei. E anche lei, mia madre verrà in cosplay, ma lei metterà semplicemente da strega, viene come viene vista da noi. E niente, ora vi faccio uno spoiler veloce dell'abito, che lì appoggiato male, perché non voglio mettere sul manichino, fra l'altro lì ho un solo distrutto, non so se si vede, se è lì a terra, perché un giorno c'è il cane appoggiato sopra, io volevo più lenzuolo, l'ho tirato e si è rotto, e poi io ho provato a farlo da un'altra parte, lui si è allargato tantissimo, quindi niente, è irrecuperabile, o lo butteremo o lo useremo come stracci. Fra l'altro tutto il resto della roba l'ho dovuta scuotere, ho piumone, i cuscini sono tutti fuori, perché ora che mio fratello si è trasferito, io ho 2 cani che dormono con me, e hanno riempito tutto. Adesso devo sbrigarmi, perché devo fare ancora la doccia, andare a lavoro, e tagliare la stoffa per costumizzare le scarpe e il vestito. In tutto questo io domani sono da mio padre, quindi non ho tempo di fare niente, perché non posso neanche costumizzare la parrucca perché mie sorelle ci giocherebbero nel mentre e sarebbe un disastro. Anche se le mie sorelle forse mi hanno chiesto di riportarla domani, al massimo gli faccio riportarmi, se ho pr è pronto mi porto il cosplay dietro per farglielo vedere. E niente, vado. A dopo. Io volevo solo farvi vedere le scarpe. Ma è bellissimo, però scusate. Ho capito! Niente, so. Non mi piacciono. Io queste cose le tengo per far vedere come è registrare in questa casa, perché manco a Dio lo sanno, in senso. Tra l'altro, devo fare la doccia. Gliel'ho detto 2 giorni fa che stamattina mi sei fatta la doccia. Ora dovrei andare con il gas che tra l'altro è venuto già ieri, quindi non so perché viene. Tra l'altro, di nuovo è venuto che ho, diciamo, so per andare a lavoro. Ma oltre a quello, io dico, 2 giorni che dico che venerdì mattina voglio fare la doccia, arriva quello del gas, lo vanno via, quindi io non mi posso fare la doccia perché non so quando arriva. La farò oggi pomeriggio, anche se non so quando perché dobbiamo cambiare il vestito. Comunque, ho gli occhi verdi oggi. Queste sono le paperine. Hanno i topi,
Devo togliere tutti questi brillantini. E invece questa è una camicia, vestito, non lo so, era di mia madre, che diventerà la copertura. Quindi devo tagliarla, devo fare una cosa buona semplicemente con la caldo, perché cucirlo qua è duro. E niente, adesso vado a fare questo lavoro, tanto io volevo andare a fare la doccia, ma se deve arrivare quello del gas, mi scordo di fare la doccia. Per favore. Ma potesse sparare ai genitori una volta tanto? Una volta, non sempre, una. Ah, giusto, fra l'altro qua ho dei semi di fragola che ho salvato a Pasqua, devo seminarli poi. Vado al lavoro. Ok, ho finito di fare le scarpe, devo mettere tutti i genitori che non so più, e ho fatto fare staffare, ma adesso le attacca mia mamma non va bene di farle così perché vuole fare in un altro modo, ma va bene, tanto io adesso vado al lavoro. Infatti, sto preparando la pasta, che condirò con questo sugo che ho fatto ieri, che mi sono fatta i pochi, ma ho avanzato il sugo perché non ne vado pazza. Sto cercando di venire, ok? E invece qua sto facendo delle due uova sode che non so se mangerò, perché fa l'università e il lavoro, gli orari stanno qua adesso, io mangio ancora meno di prima, e infatti mi sono andata l'altro giorno a cena a mia nonna, diciamo uscendo dal lavoro prima, e lei e mio nonno si sono arrabbiati perché mangiavo poco. In realtà ho mangiato più del solito perché c'erano gli gnocchi, cioè se vedessero quanto mangio veramente credo mi ammazzerebbero. Cosa sono? Vati, io voglio le fragole, non le maniere! Senti il profumino? Qua c'è un cane che non dovrebbe entrare in Io ho preso i cucina! pomodori fuori di qua perché ti faccio a fette. Niente, mamma, vuoi spiegare al video come vuoi fare quelle dannate scarpe? Come non le fare le scarpe? Semplicemente prendo la stoffa, io la posiziono sopra, la incollo prima staccato la suola, che quindi sappiamo abbiamo le dimensioni. Poi la taglio e la incollo all'interno o la cucino. Bisogna vedere se ho quella con la caldo, se Cucire, potrebbe. mamma, io ci ho messo 3 anni per ricreare uno spillo per tenerlo Ho fermo. capito, ma se tu vedendo si è finito la colla a caldo dobbiamo andare a comprare. Quindi Bene, io non so dovremmo cosa c'è dopo vedere. questo secondo finito. Beh, ci ho preso i pomodori. Yeah, ok, allora mi faccio anche pomodoro, di sicuro non mangerò il duo, sodo sì e poi morirò. Da quando non c'è mio fratello finalmente capisco cosa vuol dire essere figlia unica. Sono sempre stata Ma mi la stai sorella maggiore. chiamando? Cioè, in realtà anche adesso, che mio fratello mi chiama ogni 2 secondi per Non so qualcosa. fare, sì, appunto, mi stai chiamando qua e chiamando. Però almeno qua sono diventata una figlia unica finalmente. Bello, bello. Adesso vado a mangiare perché è già quasi 11:30. Io a mezzogiorno devo andare via e non so come fare. Ragionamento che non ci dovesse, ma stavo andando a lavoro, adesso è pure tardi perché è mezzogiorno e 29, perché la mia macchina decise di non partire. Aveva, meno male, la mia batteria vecchia, tipo aveva l'acqua bassa, adesso gliel'abbiamo messo l'acqua per batterie apposta. Abbiamo Per approfittato fortuna hai sentito. anche per aggiungere l'acqua del radiatore, che era quasi al minimo, ho fatto che metterla. Minimo della No, minimo di quello che dovrebbe avere, cioè dove c'è scritto minimo, io devo fare e niente, poi l'ho lì a posto, mentre ci siamo abbiamo fatto un controllo generale, grazie a Dio sia io che mia mamma abbiamo il diesel, quindi vabbè tipo l'acqua per le batterie e il radiatore uguale per tutte le macchine, però tipo l'olio ci va con la posta diesel, benzina eccetera, noi abbiamo lo stesso, ma quello non ho dovuto aggiungerglielo, anche perché gliel'avevo fatto poco tempo fa, cioè 2 mesi fa anche l'acqua per i vetri, quindi sono tutto a posto. Ma adesso dobbiamo sperare che tenga e funzioni. Io ringrazio appunto che la mia batteria è vecchia, quindi quelle ancora smontabili, non adesso che sono saldate, quindi si può aggiungere l'acqua. E niente, spero che funzioni perché questo mese ho già assicurazione, i gommini dei tagliacristalli e gli specchietti laterali, perché uno è rotto totalmente per colpa di che facevano i lavori qua. E un altro invece all'angolino che quando abbiamo comprato aveva già rotto, che non è un problema perché è proprio solo un angolino. Però mentre ci sono i cambi entrambi. Se devo cambiare anche la batteria, io non ce la faccio. Piango, piango. Perché la macchina mi costa più di quello che mi fa guadagnare, poco. Specie sto mese. E già la benzina, cioè quel lavoro che faccio io ne spendo molto di benzina. E niente, speriamo che funzioni, così vado almeno a lavorare anche un'oretta. Che devo anche fare delle commissioni per comprare quella caldo per il cosplay. E se vedo degli elasticini, Tieni, dei portami. campanellino, dei campanellini da aggiungere alla parte, perché ne ho dei campanellini. Faccio che scusami per la luce, ma la cosa è questa. Allora, devo iniziare a preparare la parrucca,
Io vabbè, ho qua la retina, qua c'è la mia casucchetta. Ho già preso gli elastici, questi due viola scuro per tenere meglio i puccio che vanno ai lati e questi due per i ciuffi che andranno avanti. Vi sto dando spoiler sulla pettinatura del personaggio, l'ho appena lanciato. Ok, ce la faccio anche. Tra l'altro mia madre avevo smesso perché mi ha chiamato per andare a sistemare l'abito per poi dirmi no vabbè, andiamo avanti. Allora, uso questi due perché sono uguali. Io oggi inizio già a dargli una sistemata, così poi domani devo solo al massimo sistemare i piccoli difetti, ovviamente il cucciolo. Allora, la prima cosa da fare è i miei capelli, li avevo già pettinati, quindi ando semplicemente a tirarli su. Per me la parte più difficile è il fatto che io sia il cangio che i pettini, quindi bloccarli è difficile. Allora, io spero che terranno anche domani, perché cioè, in realtà questa cosa me la sono già fatta con le mie sorelle, perché volevo vederlo, ma un conto è avere i capelli così, diciamo, semisporchi, che tengono meglio. Infatti li lavo oggi e non domani, sperando che lavandoli adesso che è venerdì, essendo quello domenica, i capelli siano, diciamo, quello sporco che tiene. Spero. Adesso vado a buttare quella pinta. E niente, ci vediamo quando avrò la parrucca addosso per poterla sistemare. Domani magari vi faccio vedere anche quando indosso la parrucca bene. Ho fatto una cosa abbastanza frettolosa, infatti si notano un po' i miei capelli sotto, ma va bene. No, ovviamente non sono andata a toccarla, la prima cosa che faccio è darmi una veloce spazzolata. Tra l'altro io me l'avevo sistemata facendomi la frangia, per in caso la lendo anche in giro, anche se devo farne di più perché è mio. Comunque va meglio perché il personaggio che ho la frangia, ha la frangia, e quindi perfetto. Ora prima vi do una spatolatina, perché l'ultima volta l'ho messa io, ma anche il misolino ha voluto provarla, e quindi poveretta ha subito un po' di colture. Ok, allora la prima cosa che devo fare è sezionare le ciocche davanti alle mie orecchie, diciamo così, che vanno davanti. Mettiamo qui, no, Dio. Ok, Mina, non c'ero mai niente con sta parrucca, cioè se vado a sbattere contro qualcuno, sappiate che è per questo. Allora, cerchiamo di farle dritte, almeno con una parrucca, che io sto facendo tutto addosso a me, perché non ho nessuno in casa che mi possa aiutare. Mio fratello, come ho già detto, si è trasferito, quindi non posso neanche più sfruttare lui, perché prima mi aiutava lui a fare tutti i vestiti. Ora, lei poi qua ha due. Ok, quindi andiamo a bloccarli. In realtà io non dovrei avere schiaffari, ma ho questo cerchino qua, ma non è realistico perché lei ce l'ha più basso, niente. Mi accontenterò. È andato il pane. E niente. Un codino. Adesso lo fa anche l'altro alla stessa altezza. Questo sarà. Ok, non c'è il problema perché io le cose dritte non andiamo d'accordo. Ok, dovevo averle fatte alla stessa altezza. Bellissima una cosa che ho sia nei capelli reali che in queste, che i miei ciuffi non hanno mai uguali. Ok. Adesso l'ho fatto più difficile perché io non ho tanti capelli quanto quel personaggio, però devo lo stesso fare i ciuffettini. Quindi devo vedere come farli. Allora, perché lei ce li ha qua, questa altezza qua. Però io devo stare attenta che non si deve vedere che è la retina della parrucca. Ah, doppi nodi. Ok, tu ho capito, vuoi venire con questo? Non sembra notarsi? Si nota? Sì, si nota. Va bene, intanto adesso devo fare un ciuffetto. In realtà sono andata a cercare i campanellini, non li ho trovati, quindi avrò solo da fare giallo. Ciuffo, però così non mi piaci. Vai giù, vai giù. Sono come i miei capelli, vai, devo dire questo. Sono proprio come i miei capelli, sta roba. Ok. E ora lei, in realtà probabilmente, diciamo, il personaggio ha degli affari sotto che io tengo uno su, ma io ovviamente non ce l'ho. Perché l'unico affare che ho per tenere, diciamo, sui capelli è questo, che dovrei tagliarlo. No, che avevo perché non c'è più. Perfetto, non ci sto volendo. Perfetto, non so, mio fratello è andato via, si è preso un botto di cose, anche i miei, tipo maschere di viso, eccetera. Quindi un botto di roba io non so più dove sia. Comunque ci vedremo quando avrò capito come farlo, perché farlo da sola
È difficile perché non vedo bene. Adesso devo. Ho mattato il cuscino. Comunque, niente, spoiler, l'ho abbastanza grande perché ho queste codine. Posso darvi un altro spoiler? Pratica le arti marziali. Sono brava. Ora vado a finire staffare. Sono andata a sistemare la frangia, come potete vedere, dovrò capire come bloccare questo magari all'interno. Comunque, allora, ho preso anche le mie altre extension che io ho sempre viola, che le userò sotto per fare più spessore, anche perché non sono proprio identiche. E ho le ciocche che ho tagliato, le ho tenute così perché le userò per coprire meglio. Perché ho guardato anche i video, lo usano affarini che agganciano, che io ovviamente non ho, ma ho la gommopiuma. Quindi adesso andrò a tagliarla e dargli la forma e semplicemente poi coprirò. Oggi lo proverò, poi quello è un pezzo che dovrò riaggiungere ogni volta. E niente, mia madre mi ha anche sistemato il primo vestito perché devo andare a un vestito italiano qui terminato perché tipo fino a qua è solo cosplay tutta sta parte e in realtà tutto sto ripiano è per i cosplay. Più alcune cose che in realtà sono anche solo alcuni gioielli, però vabbè. E tecnicamente si aggiunge anche il suo vestito che adesso è sotto essere sistemato e la parrucca ovviamente di solito lì eccetera. E quelli non sono solo miei, anche di mia mamma, giuro. E niente, adesso vado sotto a divertirmi a tagliare la gommopiuma. E probabilmente tra poco mia mamma adesso mi sta facendo le scarpe. E dopo troverò l'altro abito. Niente, non a fare, anche se mi sono reso fatto due fai di gommopiuma. Ah, sono andata a prendere in soffitta gommopiuma. Ho rischiato la vita, anche se non è vero perché non è manco una vera soffitta nel pianerottolo, però va bene. Niente, adesso saluto mia mamma con le scarpe che devo togliere la sola caldo che si è messa sulla stoffa e la tassa finendo il cancello e niente, ci vediamo un po'. Finito qua, ritornerò a sistemare la parrucca e spero di riuscirci prima dei miei 90 anni e con più Camilla, perché se lei me lo chiedeva prima avevo più giorni per lavorarci, invece così no, ho una giornata. Neanche perché in realtà nemmeno devo lavorare, perché alla fine sono riuscita ad andare a lavoro. Ho lavorato meno, ho lavorato. Quindi niente, ho dato una. Cioè, mia mamma mi ammazza. Aggiornamento, scusate la posizione, ma sto letteralmente andando a lavorare adesso. Non fate di nuovo macchina, di nuovo abbiamo dovuto fare il ponte, non funzionava, meno male abbiamo un ospite bielorusso che mi ha sistemato il primo video in cui guido in macchina, no, ma in cui guido sì, vabbè. comunque ringrazierò Berlusso che lui ha toccato in 2 secondi e niente, è funzionato, non so perché, perché stamattina funziona normale, ma sono stata. Okay, no, non c'è macchina. Avevo anche un problema di contatto. E niente, adesso vado a prendere mio zio che vuole venire con me a lavoro ed è un bene perché così lui starà in macchina e io non dovrò spegnere il motore e così nemmeno si ricarica. Dovrò mettere benzina, stasera quindi per forza devo spegnerla, ma vabbè, non lo faccio subito, faccio un po' così almeno la macchina gira e si ricarica con l'abbastanza per riaccendersi, tanto oggi sarà la vacanza. Per quanto riguarda il cosplay, invece, giusto, no, un'altra cosa sulla macchina, metteremo stanotte e tutto domani che io tanto sono da mio padre, fino a sera, la batteria sotto carica, almeno a posto. E niente, adesso... cosa sto dicendo? No, ringraziate, tranquilli. Manco vivono qua, passano, ti fermi e non ti ringrazio. Vabbè, scusate, piccolo incidentino. Comunque, del cosplay, allora le scarpe sono finite. Ho fatto per i Pucciu degli affarini in gomma piuma. Ho provato a tingerli di viola perché non si vedessero, ma in realtà è venuto più un blu, e va bene. Cercherò intanto con il capello di coprire appunto il più possibile. Niente, per quanto riguarda il vestito, invece stasera appena torno dal lavoro, mamma me lo punta addosso e poi domani mentre sono da mio padre lo cuce, così poi è tutto a posto. E niente, credo che questo aggiornamento si possa chiudere qui, a meno che la mia macchina o qualcos'altro non faccia dei cambiamenti per cui vi ricontatterò. Quindi, ciao ciao!